Io voglio partire innanzitutto dagli obiettivi che noi ci siamo posti come società. Il primo obiettivo è quello di creare una società e una squadra della città. Da qui nasce lo slogan di cui Godric parlava, solo grande capi. Perché vogliamo che la nostra società e la squadra siano sentite come società e squadra della città. Questo è il primo obiettivo. Altro obiettivo importante che ci siamo posti in questa campagna di abbonamenti è quello di riportare gli sportivi allo stadio, cioè di riportarli i numerosi allo stadio in tutte le partite. Poi, altro obiettivo, terzo obiettivo, è quello di creare delle sinergie, diciamo così, con cittadini quali le donne, quali i ragazzi, quali le associazioni che vogliamo far sentire partecipi dell'attività che noi svolgiamo, e quindi ci saranno anche dei progetti ad hoc per questo target di persone. Questi sono gli obiettivi che ci siamo posti. Il percorso che abbiamo voluto percorrere per poter raggiungere questo obiettivo. Ovviamente quello di cercare di creare una squadra competitiva perché possa dare delle soddisfazioni, altrimenti diventano parole. E credo che abbiamo fatto gli sforzi necessari per creare questa squadra. Chiaramente sarà in campo. Posso dire che in questo periodo di primi giorni di preparazione la squadra si sta comportando bene a Montese, poi dal punto di vista atletico e professionale, e il mister è notevolmente soddisfatto di questo mix che è stato creato tra giovani e anziani. Poi il percorso è stato quello di pensare alle iniziative diverse che pensiamo di mettere in cantiere, tra queste anche iniziative legate al centenario, perché non va dimenticato, e l'altro è quello di cui è l'argomento oggi, di cui parlerà poi Maurizio Setti, è quello relativo appunto agli abbonamenti, cioè l'intervento sugli abbonamenti, cioè cercare di avere una linea particolare di cui poi si parlerà, relativo appunto agli abbonamenti, perché il nostro obiettivo è quello di far venire le persone appunto allo stadio. Quali sono le nostre aspettative? Altro punto. Quindi obiettivi, percorso che abbiamo creato, le aspettative che ci poniamo. Le aspettative sono quelle di... ci aspettiamo una risposta della città. Una risposta della città sul numero degli abbonamenti. Perché sappiamo che tante volte è facile venire allo stadio e quando la squadra va bene, ci aspettiamo anche una risposta di fiducia da parte della città per l'operato che la proprietà del Carpi ha dato nel costruire la squadra, nell'intervenire sulla struttura, perché in tempi rapidissimi, voi avete visto, sono stati cambiati le poltroncine della tribuna, si sta intervenendo sugli spogliatori, si stanno facendo opere di abbellimento dello stadio. E quindi questa è la nostra aspettativa, partecipazione dei cittadini, una risposta anche in termini numerici relativa appunto agli abbonamenti. Ecco, questo è un po' il discorso che io vi volevo fare, e molto volentieri cedo la parola a Maurizio che è, lo ripeto, come ho fatto anche in sede di presentazione della squadra, è il delegato, diciamo così, della proprietà al rapporto della comunicazione, alla pubblicità e quindi a tutto quanto riguarda appunto l'aspetto marketing e comunicativo appunto della nostra società. Grazie. Diciamo così che rappresento la proprietà, ma di fatto quello che voglio dire io, a prescindere dal parere di quello che riguarda gli abbonamenti, è una cosa importante. Cioè, voi lo sapete perché
giornalisti, avete visto in quella Lorandi, fuori il Carpi, eccetera. Il discorso di un solo grande Carpi e vuole raffigurarsi quello qua. Noi quest'anno, io tra virgolette, sono l'ultimo arrivato, sono il più neutrale di tutte le situazioni perché non ho mai avuto una bandiera. Quindi noi quest'anno, come ha detto Marcello, dobbiamo fare in modo che si incominci a pensare che c'è solo uno di squadra, che realmente c'è una sola, ma anche nella testa dei tifosi. Ancora sappiamo di qualche cosa che, diciamo, non convince fra i tifosi, sappiamo di qualche uno che ce l'ha con qualche uno, che sia proprietà o che sia quello che sia a livello di diciamo, addetti di lavoro. Noi ci stiamo mettendo in massimo dell'impegno e posso garantire che è un impegno che va al di là di qualsiasi situazione, anche perché comunque noi abbiamo delle attività e invece ci siamo messi, diciamo, in campo per direttamente in prima persona per cercare di dare una mano, perché non può una persona sola o di persone come io vorrei ringraziare, come Frisi, come Ferrari, come Gotti, come se mi dimentico qualcuno, non lo so. Comunque, diciamo così, quello che riguarda la nuova struttura che stiamo dando è una struttura, e questo mi prende come persona a dirlo, soprattutto come, diciamo, nuovo, diciamo, concetto del Carpi, che è quello di creare una società un po' modello, diciamo così, una società che ricorda di quando giocavo a calcio, che poteva essere l'ispirazione dei ragazzi. Io credo che lo stadio si riempie partendo dal presupposto che se tu lavori bene con quello che è un settore giovanile, se tu dai un impegno dal punto di vista pratico a quello che è tutto quell'indotto che viene dal settore giovanile, intendo dire papà, mamme, eccetera, eccetera, che porta i loro figli in una società dove è sana, dove si trovano bene, dove comunque c'è la lealtà a far crescere i ragazzi in un certo modo, di conseguenza poi diventa uno spettacolo andare a vederci una partita domenica e, tra virgolette, pensiamo a fare questa squadra qua, visto che è la squadra della nostra città. Tutti noi, diciamo così, aspiriamo a questa cosa qua. Per fare questo abbiamo voluto, in funzione anche di quello che è un discorso di crisi che comunque c'è, a prescindere da quello che è l'attività sportiva, quindi lo sapete tutti, purtroppo Carpi vive un momento difficile, non solo Carpi, per tutto il mondo, ma Carpi, che ha sempre vissuto quello che era il discorso, tra virgolette, meccanica e maglieria, sta soffrendo moltissimo, forse addirittura più un discorso meccanico che della maglieria in questo momento, ma diciamo così, questo purtroppo fa sì che i soldi non sono una cosa da poco conto a tenere in considerazione. Quindi, diciamo così, si è cercato, adesso andiamo poi quello che è un discorso pratico, di favorire anche questo purtroppo aspetto della crisi. E si è cercato anche di fare ragionamento che, siccome che quest'anno, come ha detto Marcello, abbiamo messo le poltroncine, abbiamo fatto, diciamo, degli avvenimenti, se riusciremo faremo un'area ospitality, purtroppo ci sono i problemi tecnici che riguardano, che non riguardano noi, che noi siamo pronti per farlo, ma riguardano delle, diciamo così, responsabilità civili e penali di cui il Comune non si assume la responsabilità e che di conseguenza non riusciamo noi a, diciamo, andare a sbrigare, a sbrogliare la matassa. E se ci riusciamo ci sarà in un'area ospitality, in un'area, diciamo così, chiamiamola merchandising, tra virgolette. Non abbiamo la pretesa di vendere, diciamo, chissà che cosa, abbiamo la pretesa di far capire come ci stiamo muovendo, come cerchiamo di impostare la società. E di conseguenza anche abbiamo chiesto, anche tu, una cosa importante, la possibilità, se ci sarà la società, ma non credo, però stiamo provando questo per farvi capire in film, di tornare a entrare dalla parte dove, diciamo, si è sempre fatto quando ero ragazzino, cioè di farti avere l'ingresso allo stadio in modo giusto, insomma, che quando non arrivi dica vengo in uno stadio, vengo in qualche cosa di qualcosa. Però ripeto, anche nel senso di cui, non so come ci siamo messi, però ci stiamo informando, ci stiamo provando, se riusciamo lo faremo, se questo non è possibile, perché oggi lo stadio, lo sapete, comunque sia, con anche il Pieno Comune, non è messo benissimo e quindi ci sono delle condizioni che sono più che altro di sicurezza che non ci permetteranno di fare questo, per quest'anno ci dobbiamo adattare questo. Comunque, alla fine l'importante sarà lo stadio, alla fine l'importante è partire da quello che sono gli abbonamenti. Gli abbonamenti quest'anno sono stati già scelta, diciamo, da parte di tutti, e quando parlo di tutti per me parlo di quello che sia la società, ma quello che sia anche chi ci lavora, perché comunque è importante che chi lavora in questo progetto abbia la sensazione quotidiana di cosa sta avvenendo, di come si sta muovendo, e anche di cosa può, fra virgolette, dire, diciamo,